Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera e benvenuti all'appuntamento numero 9 con Pallavolè. Buonasera agli ospiti che sono Alessandra Di Virgilio. Benvenuta Alessandra, ci sei? Eccoti qua. Grazie, buonasera. Hai un ruolo molto importante, responsabile arbitri FIPAV Abruzzo, e scusa se poco intanto, e complimenti davvero perché continui imperterrita in un ruolo, come dicevo, di assoluto spessore, anche perché non è facile gestire la classe arbitrale. Poi abbiamo, per quanto riguarda l'ABBA Pineto, Stefano Trillini, centrale della formazione pinetese, benvenuto. Buonasera a tutti. Sei Stefano, ecco qua, bravissimo centrale, tra l'altro veramente molto bravo. Grazie. Dopo un partitone, così come un partitone, l'Altino Tenaglia, che ha battuto nel derby ormai per tradizione la formazione teatina della Connetti.it Chieti, rappresentata dalla centrale altrettanto brava Martina Spicocchi. Benvenuta Martina. Ciao a tutti, buonasera, grazie per l'invito. E complimenti, grazie a te, e complimenti per le tue qualità che non sono poche. Oltretutto fisicamente, insomma, effettivamente sei una centralona più che un centralino. Per quanto riguarda la nostra puntata, intanto c'è una dedica che faccio, un saluto speciale come lei, nerazzurrissimo, alla dottoressa Anna Maria, lo scudetto e via. Per quanto concerne un promemoria, vi ricordo sempre che sul canale 287 ogni lunedì alle 20.30 va la gara integrale dell'ABBA Pineto, soltanto questa settimana l'abbiamo saltata, ma riprenderemo puntualmente nei prossimi appuntamenti. Ogni martedì invece, sempre alle 20.30, gare di serie C o maschile o femminile. Le repliche invece della nostra pallavolea alle 12:30 circa, alle 12:30 dello stesso mercoledì, alle 17.30 del giovedì e alle 12.30 del sabato qui sul canale 14, quello, il primo canale. Per quanto riguarda invece questa puntata, per correttezza è giusto dirlo, è già accaduta la stessa cosa, registrata, mentre infatti noi andiamo in onda, si giocano due partite delle abruzzesi, della Sieco Service in Pavia d'Ortona, che ha perso gara 1 per quanto riguarda i quarti finali sul campo del Siena, sfiorando veramente il clamoroso colpo, quindi gara 2 è in svolgimento mentre andiamo in onda, così come il recupero, uno dei tanti recuperi della formazione della Connetti.it Chieti sul campo del Casal dei Pazzi. Bene, allora abbiamo detto tante cose, andiamo subito ai titoli che anticipano quello che sarà poi l'argomento complessivo della giornata, che comprende tutte le nostre realtà, tranne quelle della serie B2 che è a riposo, riprenderà nel mese di maggio. Allora, Abbagliante Pineto, volley per palati fini, chiedete a Stefano Trillini. Beh, insomma, avete giocato in maniera splendida, parleremo poi con te Stefano di questa bellissima apertura dei giochi dei playoff. L'Alba, andiamo al secondo titolo, l'Alba Adriatica perde 3-2 ma serviva a vincere almeno un set, per cui caduta preziosa sul campo dell'Ancona aggiungo io, ma Alba luminosa perché insomma si può sorridere, si passa alla seconda fase, complimenti alla squadra di Petrelli. Andiamo infine al derbissimo, eccoci qua al titolo più lungo, secondo tradizione, Altino, vittoria e figurone, da storpicciare gli occhi, compresa la Spicocchi. Va bene, complimenti davvero a Martina e a tutta la sua squadra che ha fatto veramente una grande partita contro una squadra, quella teatina, che non è rappresentata questa sera perché sta giocando, come abbiamo detto, però abbiamo una bella intervista a un'altra centrale, la tua antagonista, molto brava anche lei, Giulia Gogna, che è stata secondo me la migliore in campo delle neroverdi. Credo che tu sia d'accordo con me, Martina? Sì, che sì, Giulia sicuramente è stata veramente brava. Sì, sì, sicuramente è una tra le ragazze più forti della Connetti, e sicuramente è un bel elemento. Sono pienamente d'accordo con te, e allora noi apriamo le danze con Alessandra, che tra l'altro poi congederemo lungo il percorso, perché parliamo di arbitri. È una nota dolente in generale per tutti gli arbitri di tutti gli sport. Nella pallavolo forse la questione è più attenuata. Perché secondo te Alessandra? Perché è più semplice fare l'arbitro di pallavolo rispetto, non so, un arbitro di calcio, calcio a 5 e tante altre discipline veramente un po' più complesse.
Che ne dici? È una mia sensazione, anch'io ho arbitrato, quindi tanti secoli fa, ma comunque l'esperienza l'ho fatta. Guarda, vai. Sergio, io penso che tutto dipenda molto dallo sport che si va ad arbitrare. Sicuramente nel mondo della pallavolo è un bel mondo, è una bella realtà, è una grande famiglia allargata e quindi anche l'arbitro secondo me entra a far parte di questo mondo e quindi si va in sinergia con le società e con le squadre, quindi non c'è proprio un muro, gli arbitri da una parte ma le squadre dall'altra, ma si offre uno spettacolo e nello spettacolo oltre ai giocatori in campo fanno parte anche gli arbitri nel bene e nel male, si spera nel bene ovviamente, certo. Però credo che sia anche il modo di vivere lo sport, non solo gli arbitri non sono una nota dolente nel nostro sport, ma molto spesso si fa anche riferimento alle tifoserie. In un campo di pallavolo ci sono tifoserie opposte che sono fianco a fianco sugli spalti, cosa che magari negli altri sport come il calcio non succede, perché si offre un altro tipo di immagine, magari non so, insomma, quindi da questo punto di vista noi offriamo una bella realtà secondo me. Per i ragazzi sicuramente. Stiamo vedendo gli arbitri della gara di Pineto, questa sì. È Turtù se ricordo bene. E c'era anche un'arbitra, perché al femminile si dice così, arbitra. E sono molte le arbitre appunto nel mondo della pallavolo, sei d'accordo con me? Oltretutto tu le rappresenti un'intera regione, quindi. Guarda, io sono molto contenta perché nella nostra regione sicuramente la componente femminile sta prendendo piede. Per esempio, visto che stiamo parlando di arbitri nazionali, fino a qualche anno fa c'era sicuramente una maggiore percentuale di arbitri ragazzi uomo, insomma, invece sì. Adesso ci sono molti arbitri donna, penso che sia la normalità, insomma, nel senso non c'è niente di differente tra una donna, quindi è giusto che si esprimano al meglio in base alle proprie competenze e alla propria bravura nel ruolo, insomma. Qui invece stiamo guardando un nostro arbitro regionale adesso. Sì, che... abbiamo messo un po' un mix, abbiamo ripreso. Chi è questo? Lo vogliamo citare? Questo, visto che... No, certo, è Marzio Camiscia, un ragazzo di Lanciano, un arbitro regionale. Secondo? Tra l'altro, cosa, scusami Sergio? C'è anche il secondo inquadrato, no? E il secondo, però adesso questo è un arbitro nazionale. Siamo a Chieti qui. Esatto. Ma quella è la partita con Marzio. Marzio tra l'altro è un neoimmesso in regione questa stagione, giustamente, quindi è un giovanissimo perché ha 19 anni, quindi è veramente giovane, però speriamo che faccia una buona carriera, insomma. Qui c'è di nuovo Pineto, c'è stata una consultazione, vedi un mix abbiamo ripreso apposta per voi, ringrazio Roberto Scaricaciottoli e Carlo Di Blasio per queste immagini che abbiamo captato proprio nel corso dell'ultimo turno in campi diversi. Apro e chiudo una parentesi, stiamo parlando di te come responsabile della classe arbitrale abruzzese, voglio dare anche una bella notizia, che il nuovo responsabile invece della comunicazione FIPAV Abruzzo è Francesca Marchese. Io dico semplicemente questo, miglior acquisto non si poteva fare. Condividi? Devi dire di sì, per forza. No, vabbè, parte Francesca, un'altra donna, anche, quindi sicuramente ma Francesca è bravissima. Anche perché quando la commissione regionale, ma anche territoriale, entrano delle donne, io sono sempre contenta, quindi va benissimo così, anzi ben venga. Mi sento meno sola, benché meno sola. Siamo in ambiti diversi, però è bello, insomma. Posso cogliere l'occasione allora per dare qualche novità sulla commissione regionale? Perché come no, devi. All'indomani dell'assemblea regionale che ha visto il nuovo consiglio ovviamente entrare in carica, c'è stato anche un piccolo cambio della guardia nella commissione regionale degli uffici di gara. Vabbè, io sono stata confermata perché altrimenti non sarei qui da te stasera. Certo. Però c'è stata una piccola variazione perché come referenti osservatori è subentrata Eleonora Candeloro ad Alberto Dell'Orso, mentre invece come responsabile della scuola arbitri regionale è subentrato Gianclaudio Bosica a Federica Tosti, e la stessa Federica però è rimasta confermata come referente nel beach volley perché altrimenti senza saremo perduti. Colgo l'occasione per ringraziare Federica e Alberto che mi hanno dato una mano nel quadriennio precedente, però per motivi di lavoro dovevamo tirarsi indietro, e vorrei fare un grandissimo invece in bocca al lupo ai nuovi collaboratori che sono Eleonora e Gian Claudio, leggermente più giovani rispetto a Federica e Alberto, però molto motivati, due arbitri nazionali, quindi spero che in questo quadriennio si riesca a fare veramente bene.
Io approfitto allora per chiudere una parentesi malinconica, se non triste, ma anche giusta, opportuna, per ricordare Mario De Pasquale, che ha dato un grandissimo contributo alla pallavolo regionale, come arbitro prima e poi come addetto, sappiamo tutti a che cosa. Ha fatto tantissimo Mario. Sì, sicuramente Mario è ancora tanto nei nostri pensieri, specialmente certo. A noi della vecchia guardia. Io ho avuto la fortuna di crescere sotto la sua ala e magari forse sto qui dove sto perché mi ha insegnato tante cose. Poi lui aveva quel modo suo di fare che in tante occasioni diciamo che dava ragione, cioè nel senso, a volte aveva, era un... È stato veramente, faccio fatica a esprimere quello che penso, perché Mario è veramente stato un grandissimo insegnante per me, sia dal punto di vista arbitrale, ma più che altro di gestione del gruppo. Poi spero di essere leggermente meno rude, perché Mario ogni tanto era veramente sì, era così. Come particolare, però vabbè, profondamente buono e disponibile. Leggermente meno, assolutamente. Sì. Allora, abbiamo citato Eleonora Candeloro, io l'incrocio spesso a Ortona, perché lei l'ha detta al videocheck spesso e volentieri, e a proposito di videocheck voglio fare questa domanda: è un grandissimo vantaggio per la Serie A, per gli arbitri di Serie A, diciamo che hanno questa sorta di riparo in caso di incertezza, adesso come la VAR o il VAR nel mondo del calcio, in un certo senso insomma c'è una certa omologazione. Ma credo che il videocheck sia importante perché dà una sorta di tranquillità nell'ambito della gara, stabilisce certezza, quindi credo che sia uno strumento importante sia per le società ma anche per gli arbitri, quindi utilizzato in maniera opportuna come si fa nei campionati di Serie A in questo momento, credo che sia un importante strumento per arrivare alla verità e quindi per evitare degli errori che poi possano in qualche modo portare a dei risultati diversi nell'ambito. Tranquillità per l'arbitro e vantaggio per tutti sicuramente. In generale, Alessandra, tu che hai anche arbitrato, la classe arbitrale nazionale, appunto a tutti i livelli, ma anche a livello regionale, è migliorata un po', a parte il videocheck, in generale? Percepisci dei progressi anche a livello di personalità, di partecipazione, eccetera, oppure soltanto dal punto di vista tecnico? Secondo me, come in tutti gli ambiti, i miglioramenti ci sono, perché mentre prima, in passato, magari si badava molto di più alla componente tecnica, adesso si guarda tanto di più anche alla componente umana e comportamentale, quindi penso che chi affronta il percorso di diventare arbitro, quindi sia dalle prime armi quando si diventa arbitro territoriale, qua si fa il passaggio in ambito regionale, poi chi ha la fortuna, la bravura di andare a fare il passaggio e diventare arbitro nazionale, sicuramente fa un percorso formativo che non lo migliora soltanto dal punto di vista tecnico, di imparare a capire quali sono i falli e quali non sono falli, ma anche un percorso comportamentale che insegna a gestire delle situazioni. Questo secondo me è molto importante. Allora approfitto perché faccio intervenire Martina Spicocchi, perché l'arbitro del derby era molto predisposto al dialogo, ci avete fatto caso, ha fatto di tutto per non ammonire, poi alla fine qualche cosa è uscito, però insomma ci ha provato in più modi, allargava le braccia, sorrideva eccetera. Io credo che sia un comportamento giusto, adeguato, perché bisogna partecipare anche sul piano, diciamo così, umano, alle emozioni e alle tensioni di quelli che invece sono i protagonisti principali, cioè i giocatori. Mi sembra che questa disponibilità ci sia stata. È una mia impressione, Martina, tu stavi in mezzo al campo e hai notato qualche cosa di diverso? No, sicuramente il derby già di per sé suscita un'atmosfera già abbastanza frizzante. Tesa, diciamo. Quindi immagino che sì, gli arbitri ovviamente devono tenere diciamo a bada questi magari fenomeni un po'. Però l'arbitro mi è sembrato disponibile, vero? Sì, hai avuto questa sensazione? Sì, ha richiamato le due capitane cercando un po' di placare gli animi che si stavano accendendo, ma niente di particolarmente grave, insomma. Sì, niente di particolare.
Esatto, Ecco, credo che sia però proprio sono lui, stati proprio bravi. questa, sì, proprio questa è l'azione di cui, sì, è lui di cui parlavo, l'arbitro di cui parlavo, adesso non ricordo il nome, però era intervenuto per, diciamo, placare un po' qualche reazione così. Torniamo un attimo alla nostra Alessandra, è giusto arbitrare così, secondo te? Cioè, predisporre anche coloro che stanno giocando a un atteggiamento più dialogativo, cordiale e soprattutto, diciamo così, un rapporto quasi, quasi paterno tra il direttore di gara e i giocatori, in questo caso le giocatrici. È giusto? Sergio, Cioè, non mi fai una bisogna essere domanda arroganti, ecco, questo adattuale ai in nostri sostanza. porti. No, nel senso, no, non posso entrare in ambito tecnico, ovviamente, perché non ne posso, cioè, non ne posso disquisire, però ti posso dire che sicuramente ogni arbitro, quando affronta la partita, deve capire gli animi. Poi abbiamo il regolamento e generalmente l'arbitro applica il regolamento in tutti i casi, quindi poi ognuno lo fa vestendo il suo abito da arbitro. Però Sì, però applica ci sono gli il regolamento. arbitri indisponenti, questo in generale, non solo nella pallavolo. E siccome nella pallavolo, entriamo nello specifico, le regole sono troppo rigide, secondo il mio punto di vista, cioè dal cartellino facile basta un gesto, una reazione, dalle panchine che scatta immediatamente il giallo. Spesso e volentieri succede così, l'arbitro invece che vuole dialogare come nella specifica situazione di poco fa, evita tutto questo, cerca di far ragionare chi è protagonista, poi chiaramente gli eccessi vanno penalizzati, ci mancherebbe. Certo, gli arbitri hanno comunque una serie di strumenti da poter utilizzare all'interno di una partita. Poi non siamo tutti uguali, quindi ognuno magari può interpretare, diciamo, la gara, può vederla in maniera. No, dovremmo tutti cercare di uniformarci e vederla tutti quanti nella stessa maniera. Poi è evidente che nonostante ci si sforzi, si faccia tanto lavoro, è evidente che una minima componente di diversità tra persona e persona ci sia, perché altrimenti non saremmo tutti uguali, insomma. Quindi, comunque l'arbitro ha a disposizione degli strumenti che all'interno di una gara lo aiutano a dover gestire diversi tipi di eventi e diversi tipi diciamo, di Di comportamenti situazioni, fatti, di certo. situazioni che poi deve gestire in ambito disciplinare, ovviamente, in base alle quali si può o non comportare in una diversa maniera, ovviamente. Però questo Alessandra, per ogni gara è diverso, insomma, quindi non si può, certo. lo strumento non si può, si può tracciare un canovaccio. Noi abbiamo veramente tantissimi strumenti, abbiamo tanti strumenti che ci vengono in soccorso, però è evidente che c'è sempre quell'imprevedibilità che può far parte dell'evento, ovviamente. Assolutamente d'accordo. Ti do 3 minuti per rispondermi a 3 domande, una delle quali, la prima, è molto semplice, però a proposito di difficoltà per un arbitro di pallavolo, qual è la maggiore, appunto, difficoltà di un arbitro, visto che tu sei stato anche arbitro? Cioè, dove può trovarsi in difficoltà, in affanno, oppure prendere una decisione? Talvolta si è nel dubbio dentro, fuori, soprattutto i palloni che sono paradossalmente vicini al seggiolone. Sembra assurdo, ma è così. Ma come è così vicino invece è molto complicato vedere bene, vedere con certezza talvolta se si è 1 centimetro dentro o fuori. Allora, sicuramente due sono gli strumenti che ci vengono in soccorso. Il primo è avere una buona tecnica, quindi come succede per gli atleti, anche gli arbitri si devono allenare, ovviamente, perché Certo, più ti certo. alleni, più riesci ad affinare la tecnica. Per esempio, anticipare dove va a finire il pallone con lo sguardo. Assolutamente, da primo una delle tecniche più, diciamo, importanti, anche la più semplice da spiegare, è appunto la tecnica dell'anticipo per andare a individuare se una palla possa essere caduta dentro o fuori dal campo. Oltre alla tecnica arbitrale, è molto importante anche la conoscenza del regolamento, perché una volta che accade un evento, l'arbitro ha una frazione di secondo per decidere se una cosa è fallo o non fallo. È molto semplice: una volta che la palla impatta a terra, tu intanto fischi e interrompi, poi devi capire se dentro e fuori, è ok. Però ci sono altre situazioni dove l'arbitro deve andare a interrompere. Quindi avere una chiarezza su quello che è il regolamento e come funziona è molto importante, perché ti aiuta a decidere anche nei momenti più difficili della gara.
Quindi più si ha chiarezza all'interno della propria testa e più è facile prendere la decisione, sicuramente. A livello regionale come stanno andando i tuoi ragazzi? I ragazzi, comprendo anche quelli che sono un po' attempati. Ma coetani, sono tutti ragazzi, i miei sono tutti ragazzi, Sergio, assolutamente li consiglio, tutti ragazzi che vanno dai 18 ai 55 e oltre. Perciò stavo dicendo questo, sì. Tu hai difficoltà naturalmente ad avere a disposizione un parco arbitri consistente nel numero, è per questo che fa ricorso anche a gente che ha superato i 18 anni. Mettiamola così, e così saluto i tanti amici ex colleghi peraltro. Guarda Sergio, questo è vero, però è vero anche che c'è bisogno anche dell'arbitro un po' più esperto, ma mettiamola esperto, così, attempato, perché poi chi ha voglia di mettersi ancora in discussione e mettersi ancora alla prova è giusto tenerlo, che è giusto che faccia parte del gruppo. Sì, però sicuramente è difficile reperire arbitri giovani. Sergio, è un problema datato questo. Esatto, questo è un problema datato perché comunque è difficile. Sicuramente per quanto alla commissione territoriale è affidato il compito di promuovere il movimento e reclutare, mentre invece al comitato o alla commissione regionale è affidato il compito di formare e qualificare l'arbitro. Per fortuna noi con la commissione territoriale, sia di nord-ovest che di sud-est, collaboriamo in maniera importante per raggiungere quel bel movimento. Sì, reclutare non è facile, perché è sempre più difficile. Noi ci proviamo in tutti i modi. Colgo l'occasione appunto per dire che la scuola arbitri regionale sta proprio in questi giorni facendo partire proprio un progetto che sarà dedicato esclusivamente agli arbitri giovani territoriali, perché giustamente dopo uno stop forzato di oltre un anno è anche giusto ridare un po' di carica, un po' di motivazione a questi ragazzi che comunque sono stati costretti al fermo. Comunque la pandemia, il Covid, diciamo che ha sollevato parecchi problemi, e questo progetto che chiameremo Club Abruzzo, diciamo, vedrà la partecipazione di questi ragazzi in modo da farli qualificare in un tempo, li verrà coinvolti in attività particolari dedicate a loro, in modo da farli un po' recuperare il tempo perso in questo anno e cercare appunto sia di motivarli, ma anche da essere una sorta di vetrina per diciamo anche costituire una pubblicità per dei coetanei e per gli amici, in modo da invogliarli anche, certo, invogliare, stimolare. Esatto, a far parte di questa famiglia. Sei stata bravissima, ci hai detto tante cose utili e preziose, non parliamo mai di arbitri, quindi questa era la volta buona, ti abbiamo messo in primo piano, quindi ti possiamo anche congedare, e ci dispiace tanto che, chiaro, ci sono tanti recuperi da effettuare, la pandemia ha fatto quello che sappiamo, ma io riterrei con te, simultaneamente, ne dire una parola soltanto, è un miracolo quello che si sta facendo, anche e soprattutto a livello regionale, dove le difficoltà oggettive per le piccole società sono ovviamente molteplici, numerose. Sei d'accordo con me? Quindi miracolo, la parola, sì, giusta. Noi siamo ripartiti col campionato di C maschile e femminile, le difficoltà sono state tante, perché nonostante gli unici due campionati possibili quest'anno, certo. Esatto, pochissimi campionati. È vero che nel prossimo mese ripartiranno anche gli altri campionati, a giorni penso che a livello territoriale stiano partendo anche i campionati giovanili, sì. Sì, è un miracolo. Ci sono state parecchie difficoltà, molti meccanismi da dover ripristinare con i nuovi protocolli, però ti posso dire che è stato bello, pensavo fosse più difficile, sinceramente, e ho trovato molta collaborazione da tutte le parti, sia da parte delle società e delle squadre, i ragazzi in campo e comunque erano molto, diciamo, collaborativi, e non vorrei portarmi sfortuna da sola, però sinceramente anche il mio gruppo è stato molto molto bravo, cioè molto collaborativo, non mi aspettavo. Costruttivo. Esatto, molto costruttivo, perché noi purtroppo, giustamente causa Covid, arriviamo
arriviamo al giovedì o al venerdì prima della partita, quindi di sabato domenica, in cui molte partite devono essere rimandate sia per problemi precauzionali, quindi magari questo era scontato, esatto, o magari per problemi di palestra, e c'è stata sempre collaborazione da tutte le parti, di tutte le società. Grazie Alessandra, ti ringrazio, sei stata molto chiara e soprattutto abbiamo toccato tanti temi. Grazie, riparleremo della classe arbitrale più in là. Adesso noi dobbiamo staccare per la pubblicità, riprenderemo subito con la pallavolo giocata, quella della serie A2, un cenno sulla Sieco, poi parleremo abbondantemente di A3 e di B1 femminile. Via. Bene, riprendiamo allora con qualche nota sulla gara 1 tra Siena e Seco Ortona, finita 3-2, lo vedremo fra un attimo in grafica. Naturalmente si sta giocando gara 2, vi daremo in sovrimpressione il risultato finale sia di questa gara che di quella di recupero della B1 femminile della formazione della Connetti.it Chieti sul campo del Casal de Pazzi. Bene, allora Siena-Seco Ortona abbiamo detto 3-2 con parziali 25-16, 26-28, 25-21, 31-33 addirittura nel quarto set, 15-13 per un soffio è mancato il colpaccio su un campo difficilissimo. Siena naturalmente aspira alla Superlega. E a proposito di questa gara, soltanto qualche cenno mentre vediamo alcune immagini. Massari, ex giocatore di Tanta 1, 20 punti per la formazione di Spanakis, e Yuri Romanò soltanto tra virgolette 33 punti, entrambi col 50% offensivo e 13 muri di squadra. Per quanto riguarda la formazione della Sieco Ortona, 7 punti di Simoni, di Michele, capitano, 2 punti per Pedron, 16 punti per Cantagalli, che poi pare si sia fatto di nuovo male, speriamo che stia giocando questa sera, 3 muri per lui, 48% offensivo, 11 punti di Shavrak, particolarmente forte l'Ucraina, andato negli ultimi set, Carelli 8 punti, subentrato come sempre a Cantagalli, bene anche lui, 10 punti per Marinelli, 8 punti per Felice 7, 8 punti anche per Menicali, con ben 6 muri vincenti, 13 muri complessivi per la squadra ortonese. Ma adesso andiamo al Pineto, qua vediamo ancora le immagini della Sieco Service, Pineto che ha vinto 3-0, allora Stefano soddisfattissimo, uso il superlativo perché non potrebbe che essere così, non solo per il 3-0 contro una Aversa che, attenzione, veniva da 11 gare con 10 vittorie, pensa un po' tu, cioè nelle ultime 11 gare ne aveva vinte 10, compresa la vostra 3-0 in terra campana. Vendetta, tremenda vendetta, avete giocato veramente molto molto bene, niente da fare per i campani che però vi aspettano al varco domenica prossima. Stefano. Sì, sì, assolutamente siamo soddisfatti di questa partita fatta perché abbiamo giocato molto bene e abbiamo vinto 3-0 molto molto bene, direi, però sicuramente ora ci aspettano a casa loro e saranno molto aggrediti, anche perché non hanno nulla da perdere visto che siamo in vantaggio noi, quindi sarà difficile a casa loro, sicuramente non come la partita di domenica, giocheranno penso meglio e noi dobbiamo essere molto bravi e fin dall'inizio, come abbiamo fatto anche domenica, in battuta, muro, tutti i fondamentali per portarci a casa questa vittoria e evitare gara 3, ma non sarà facile come forse sembra dalla partita di domenica. Allora Stefano, tu intanto sei marchigiano, sbaglio? Sì, Macerata. I trillini sono tutti delle Marche, più o meno, ce ne sono tantissimi. 14 punti di Team Held che sta andando fortissimo, una strepitosa forma. Sei d'accordo con me? Da quando è venuto qua, tra l'altro, sì, è migliorato ulteriormente. Bravissimo. Sì, sta arrivando molto bene. Team Held, come dice il nostro Marano. Tra l'altro, tre punti con Ace, soltanto 2 battute sbagliate, uso questa battuta anch'io, 2 muri vincenti per lui, 71-50 anche in ricezione, cioè 56% offensivo, tutti dati di altissima qualità. Tu 9 punti, per essere precisi, con anche tu 2 Ace, 43% offensivo con 3 su 7 complessivamente e ben 4 muri punto, complimenti davvero, perché 4 muri non sono pochi, anche perché sono stati soltanto 3-7, un punto anche per il bravo Mattia Catone naturalmente dalla battuta, Partenio 4 punti, il vostro capitano, ben 12 Claudio Cattaneo che è andato meglio dell'altra partita, con un ace, 73-32 in ricezione, 45% offensivo e 2 muri vincenti, ben 4 muri vincenti, il bravissimo Michele Orazzi, il
tuo posto, che è veramente bravo. Michele Orazzi è un giocatore silenzioso, tra virgolette, ma fa sempre il suo dovere. 7 punti complessivi e ben 75% con 3 su 4 in attacco. Un muro vincente anche per Morelli e per Zornetta, e 11 punti complessivi per Michele Morelli. Molto bene in ricezione, siete andati 73-45, 7 ace non sono pochi e ben 15 muri vincenti con 48% offensivo. Ho detto tante cose, tra l'altro per gli ospiti 8 muri vincenti, Darmois è stato il migliore con 10 punti. Ho detto tante cose e per questo scout ringrazio come sempre Fathion Dervisci per la sua puntualità e la sua correttezza. Intanto sull'altro fronte c'erano due abruzzesi, peraltro tu non lo sai, ma Alfieri, figlio d'arte, e Buongiorni, che credo che sia di Atessa originario, comunque è un giocatore, sono tutti e due abruzzesi. Allora, Stefano, tutti dati molto molto positivi di una giornata felicissima dove avete sbagliato pochissimo. Fra un attimo sentiremo il tuo allenatore, quello che ha detto a proposito della scarsezza di errori, praticamente non ha detto quasi nulla perché siete stati quasi vicini alla perfezione. Sì, siamo stati molto bravi sia a non sbagliare che a fare cose mettendo in difficoltà l'avversario, partire diciamo alla battuta, che secondo me è stato il fondamentale principale, perché partendo molto bene abbiamo messo in difficoltà nel loro gioco, quindi dopo da lì viene meglio il muro, vengono meglio tutte le altre cose. E contrariamente al solito avete sbagliato pochissime battute, anche questo va detto, anche giusto? Sì, 8 errori sono pochi, perché insomma tutto sommato voi negli ultimi tempi di battute ne avete sbagliate anche troppe. E poi diciamo la carta vincente complessivamente tra centrali, tra te e Martina, insomma ne sapete qualche cosa, lì in mezzo avete preso di tutto e di più, parlo dei muri naturalmente, muri punto. Beh, una sì, serata diciamo, felicissima. Siamo andati bene in questa partita a muro, speriamo di rifarci entrambi anche domenica, che qualche muro in più non fa mai male, diciamo. Sì, abbiamo visto parecchi primi piani a te, perché hai giocato una partita ampiamente sufficiente, ma secondo me puoi fare ancora di più. Concordi? Ti ho visto giocare anche meglio rispetto all'altra sera. Sicuramente si può sempre migliorare, si può sempre fare meglio, e diciamo sì, ho fatto partite migliori, ma la cosa più importante è il risultato finale, la squadra, i 3 punti, passare il turno, quindi se gioco meglio ben venga, ma l'importante è quello, insomma. Allora, la partita di Aversa non sarà certo la stessa, tra virgolette, passeggiata, anche se poi avevate cominciato male, voi eravate andati sotto 4-1 nel primo set, te lo ricordi questo particolare, con 2 ace subiti subito, poi vi siete ripresi addirittura con un parziale di 9-1 e siete passati da 1-4 a 10-5, e questa è stata secondo me la svolta, perché da quel momento in poi non avete più ceduto nulla e siete stati, tranne l'inizio anche del secondo set, 0-2 però è finita lì, siete stati sempre in netto vantaggio. Sì, sicuramente all'inizio del primo set non abbiamo proprio imparato benissimo, però poi ci siamo ripresi subito, non abbiamo più mollato fino all'ultimo pallone, abbiamo sempre spinto sull'acceleratore, non abbiamo avuto difficoltà particolari. Allora, vedremo fra un attimo, ecco un primo piano per te, maglia numero 2, vedremo anche in grafica fra un po' il prossimo turno vostro, andrete domenica 18 di aprile sul campo della Aversa Normanna. Ecco qua, grazie alla regia, si giocherà alle ore 17, non alle 18. Partita difficilissima, secondo te temete di più il fatto che siete reduci dal KO, che poi diede il via al periodo critico, proprio ad Aversa, se tu ricordi, dopo 11 vittorie consecutive, quindi il ricordo di quella giornata storta, oppure il fatto che l'Aversa non è quella che abbiamo visto al Pala Santa Maria 3 giorni fa? Cosa temete di più? Sicuramente il ricordo penso che passerà in secondo piano, perché siamo ai playoff e quello che è successo regular season ormai non conta più, quindi noi abbiamo bene in mente quello che abbiamo fatto domenica e quello che dovremmo fare,
quindi se mi deve spaventare qualcosa mi spaventa più pensare che Aversa non giochi come hanno giocato in casa nostra, ma certo. So che se noi facciamo il nostro gioco bello come abbiamo fatto domenica sarà difficile anche per Aversa. Sentiamo che ha detto mister Rosichini allora e chiudiamo poi con te. Rosichini, primo round vinto nettamente 3-0, a 15, a 22, a 17, non c'è stata storia, un grandissimo Pineto, stavolta non mi puoi dire di no, anche perché c'è un portafortuna accanto. C'è un portafortuna di fondamentale importanza, non è per questo scherzetto che fa, quando per il lavoro che chiaramente tutto lo staff fa settimanalmente. La bella Manuela ti dà pure un bacio e non ho capito qual è un portafortuna, è un segnale. È uno sfottò tra me. È uno? Uno sfottò tra me e il mister. Uno sfottò tra me. No, direi una buona partita. Che porta bene, continua. Direi una buona partita, sinceramente. Abbiamo battuto molto bene, questo ci ha messo nelle condizioni di murare bene e soprattutto abbiamo fatto pochi errori. Ecco. 15 muri vincenti non sono pochi. No, derivano appunto da un servizio che è stato efficace, come qualche volta riusciamo a fare, qualche volta no. Questa sera ci siamo riusciti, abbiamo vinto il primo round di una serie che però secondo me sarà estremamente lunga e sofferta, perché Aversa è veramente una buona squadra che gioca un'ottima pallavolo. Gioca un'ottima pallavolo, voi avete giocato però nettamente meglio, è questo il Pineto che vogliamo vedere tutti, in primis tu. Sì, vogliamo vederlo tutti, è chiaro che non sempre ci si riesce ad esprimere ad alti livelli, noi lavoriamo in settimane, i ragazzi sono molto bravi, devo dire, lavorano molto, qualche volta ci riusciamo, qualche volta meno, ecco. Mi sto sforzando di cercare qualche limite a questa serata, ma non ne trovo. Beh, questa sera abbiamo sbagliato veramente abbastanza poco, ecco, per cui siamo stati bravi, via. Due domande per chiudere, dopo le parole di Rosichini, del mister vostro, dal punto di vista personale, come ti trovi e come puoi trovarti con un palleggiatore dalle mani d'oro come Pierpaolo Partenio? È una domanda. La seconda invece riguarda la società, siete coscienti che il Pineto vuole arrivare fino in fondo? Allora, inizio con la prima, anche più semplice. Sì, con Pierpaolo mi trovo bene, anche perché lo conosco, cioè, ho giocato insieme a lui anche l'anno scorso e ho un ottimo feeling. Per quanto riguarda la seconda domanda, sì, siamo consapevoli, anche se devo dire il presidente si comporta molto bene con noi, mette pressione ma non troppa, quindi diciamo si sa comportare e quindi abbiamo ben preciso l'obiettivo di tutti quanti, ma sappiamo tutti che non è assolutamente facile raggiungere. Ci mancherebbe, basti vedere il KO interno del Grottazzolina col Palmi ed è tutto dire, quindi gli equilibri di questo campionato difficilissimo e ad alto livello. Sei d'accordo con me? Sì, sì, il livello è altissimo e ci sono diverse squadre fatte per vincere, costruite per vincere, quindi il vincitore sarà solo uno. Quindi, certo, qualcuno. Compreso il Pineto naturalmente, compreso il Pineto che vuole vincere a tutti i costi fino in fondo. Grazie a Stefano Trillini, ti ringrazio e in bocca al lupo per domenica, noi vi seguiremo naturalmente con molta apprensione e attenzione per farci rima. Grazie Stefano, ti possiamo congedare, così resta la sola Martina e parliamo adesso di Serie B, perché a proposito della seconda fase, quella dei playoff, intanto vi ricordo che non c'è nessuna retrocessione né in B1 né in B maschile né in B1 femminile né in B2 femminile, le ultime due, l'abbiamo già detto l'altra volta, dei mini gironi da 6 sono fuori gioco, trattando inevitabili polemiche per la comunicazione ritenuta tardiva. A rimetterci delle nostre fino a questo momento soltanto il Gada Pescara 3, veramente un gran peccato, anche perché è una squadra in fase ascendente. E le altre in B maschile, l'Alba Adriatica a posto, incontrerà il San Giustino di Perugia, già si sa chi sarà la prossima avversaria, ha perso 3-2 ad Ancona come abbiamo già detto, con 10 punti e una gara in meno da recuperare nel prossimo turno, eccolo qua che lo vedete tra l'altro in grafica, questo è il risultato del 3-2, poi possiamo anche vedere il prossimo turno che sarà però un recupero in
ininfluente, giocherà in casa contro la capolista imbattuta Macerata, perfetto. Ecco, vediamo qua sabato 17 aprile alle 19.30, ma anche un'eventuale sconfitta non comporterebbe assolutamente nulla, passato già il turno nella seconda fase, la squadra di Meo eccetera, Di Meo tra l'altro non ci sarà e non ha giocato perché era una gara di recupero, neanche quella contro l'Ancona, dove l'Ancona ha avuto come miglior realizzatore Santini con 25 punti, mentre per la squadra di Alba Buscemi 14, Ridolfi 4, Porcinari 21, Accorsi 3, Traini 6, Di Felice e Cretone 8 punti a testa, 2 punti anche di Pulcini. Per quanto riguarda le altre abruzzesi, adesso vediamo il quadro, anche il quadro, più che altro la grafica della B1 femminile, dove c'è l'Altino Tenaglia che ha vinto la gara, il derby per 3-0 contro la Connetti.it Chieti, e vi ricordo anche i parziali a 15, a 21 e a 23, più combattuti gli altri due set dopo il primo a senso unico, con la nuova classifica che vede al comando l'Altino, deve ancora aspettare per chiudere al primo posto, probabilmente ce la farà, solo se il Santeria vincerà tutte le due gare che restano da recuperare per 3-0. Comunque da vedere quale sarà l'avversario, Chieti a rischio ma potrebbe farcela dopo i tanti recuperi. Per la B2 femminile invece Arabona e Teramo ce l'hanno fatta, in attesa delle avversarie. Per quanto riguarda il Teramo potrebbe affrontare il Trestina, Forlì o Forlì, mentre per l'Arabona bisogna aspettare. Avete visto la classifica della serie B1 femminile con l'Altino al comando con 21, 18 Casal de Pazzi, Sant'Elia 15, Cisterna 8, Chieti 6, ma con 5 gare da recuperare, compresa quella di questa sera, e Trevi 4 punti. Bene, adesso sentiamo un po', prima di passare a te Martina, che cosa hanno detto i due allenatori a fine gara e anche Giulia Gogna, la centrale del Chieti. Siamo con Giorgio Nibbio, la Connetti.it perde per la prima volta 3-0 in questo campionato, una partita insomma un po' difficile al di là del risultato, tu come la commenti? Commento che noi niente, li soffriamo, e bravi loro, non riesco mai a batterli, complimenti, hanno giocato una buona gara, non ho sbagliato praticamente niente. In certe situazioni per me gliel'abbiamo regalata, però va bene così. A un certo punto hai dovuto per lungo tempo fare a meno anche di Federica Comotti, che cosa è successo? Ho sentito tirare l'inguine e quindi abbiamo dovuto tirarla giù, abbiamo giocato il primo set con 3 centrali. E poi dopo abbiamo messo su quello che potevamo fare, perché comunque l'Avi ha giocato da S2 e abbiamo rispostato ancora tra la ruoli opposto. Va bene così, amen, non so cosa dirti, peccato perché magari con la formazione tipo potevamo dargli più fastidio, non lo so. Su 5 partite giocate fino ad ora dalla Connetti, queste due con Altino sembrano un po' un'eccezione rispetto alle altre tre. Tu ci stavi dicendo che la tua squadra soffre un po', sembra soffrire un po' proprio Altino. Secondo me mentalmente sì, però comunque saranno più bravi loro a preparare la partita, andremo avanti, noi dobbiamo fare punti per cercare di centrare i playoff, tanto questi non contano per il punteggio, dopo le partite che contano sono più avanti con le squadre veramente forti che ci sono nei playoff. Ecco, per quanto riguarda la corsa della Teatina al quarto posto, naturalmente c'è ancora tutto il tempo per riprendersi e subito si riparte con un calendario fittissimo. Certo, certo, ma noi ci giochiamo con Cisterna, andata e ritorno, perché è la squadra che abbiamo lì davanti, dobbiamo andare a Trevi, poi mercoledì adesso andiamo a Casal de Pazzi con un altro squadrone e vediamo cosa riusciamo a fare. Oggi c'è stato veramente, abbiamo fatto un passo indietro, però te l'ho detto, anche queste circostanze qua, è un continuo, è tutto l'anno così, va bene, a me lo stesso. Non abbiamo mai la possibilità di fare determinate cose e quando le provi ti succede subito sull'8-6 la prima distrazione, perché giochi tanto e perché comunque sei stato fermo tanto. Siamo con Giulia Gogna, la centrale della Connetti.it, ci ha appena detto il tuo allenatore Giorgio Nibbio che forse la Connetti.it soffre anche un po' psicologicamente magari questo avversario, perché in due partite siete state sempre in difficoltà. Sì, probabilmente l'avversario che soffriamo di più, e onestamente personalmente non capisco il perché abbiamo incontrato squadre molto più fisicate, con centimetri più di noi, e abbiamo sempre affrontato un po' con spavalderia, no? Anche Casal de Pazzi ad esempio, questa squadra non so perché la affrontiamo sempre con paura,
E invece secondo me si vede che quando giochiamo bene riusciamo a stare punto a punto con loro, anzi anche stare avanti. Invece quando entriamo in questo tunnel di paura, di errori, sì, si vede nettamente la loro forza, che ovviamente insomma vanno avanti e vincono le partite. Che si vinca o che si perda, tu sei comunque sempre uno degli elementi più sicuri, una delle certezze per il tecnico neroverde. Anche oggi, secondo me, hai fatto la tua partita. Ma sì, insomma, io cerco sempre di dare il massimo. Però insomma è evidente che non è sufficiente, quindi o facciamo tutti molto di più, perché sì, per vincere bisogna tutti giocare bene e secondo me l'importante è la squadra, non è tanto il singolo, quindi sì, tutti dobbiamo migliorare la nostra prestazione di squadra e potremo poi toglierci delle belle soddisfazioni. Mercoledì a Casal de Pazzi, altra partita molto dura contro un avversario però contro il quale qui ve la siete giocata fino all'ultimo punto. Sì, qui in casa abbiamo giocato sempre punto a punto, una bella partita anche se abbiamo perso, insomma secondo me è stata una partita di buon livello. E andiamo in casa di Casal de Pazzi, dove loro in casa non hanno mai perso. Però visto insomma la partita di oggi dobbiamo assolutamente riscattarci anche mentalmente, quindi insomma andremo lì agguerrite per cercare di far punti. Con Luca D'Amico, il tecnico di Altino, una vittoria bella, convincente della tua squadra, immagino solo soddisfazione oggi. Sì, solo soddisfazioni perché le ragazze da quando sono arrivato io hanno lavorato tantissimo e si meritavano queste soddisfazioni di prendersi un po' di rivincite. Sono contento per come è andata la partita, contento per i 3 punti, da quello che mi hanno detto contento per il primo posto in classifica e adesso ci aspetta un mese di duro lavoro. Più forti anche delle assenze, senza Lestini, Costantini, insomma tutte le giocatrici che sappiamo, però le più giovani ti rispondono sempre presente. Hanno fatto 2, 3, 4 partite ad altissimo livello, parliamo di ragazze di 2002, 2004, che hanno fatto veramente dell'ottima pallavolo, poi come tutte le ragazze giovani qualche errore ci sta, la mentalità che gli ho provato a insegnare è che dopo un errore stupido diciamo mi riprendo il punto con una palla perfetta e stasera Elisa Graziani l'ha fatto in maniera impeccabile. In collegamento in studio in trasmissione con Sergio Zappalorto c'è una tua giocatrice, Spicocchi, ci fai un commento sulla sua prestazione? Guarda, Martina è un giocatore che non si nota perché è una sempre molto precisa, tranquilla ma è un giocatore di altissimo livello, muro, battuta, attacco, è veramente, veramente un ottimo giocatore. Bene, tanti complimenti allora dal tuo mister, Martina, hai sentito? Sì, ho sentito, ringrazio Luca per le sue parole. Diciamo che la mia prestazione non è stata al massimo delle mie potenzialità, ovviamente si può sempre far meglio, però sono felicissima comunque della vittoria, della netta vittoria per 3-0 e sono 3 punti preziosissimi portati a casa alla grande, quindi sono contentissima. Bene, intanto non ho dimenticato, forse ho dimenticato il Paglieta che naturalmente ha passato il turno in B maschile e torno un po' indietro. Torno di nuovo avanti, ringrazio Giuseppe Mrozek per le interviste e Roberto Scaricacciotteri per immagini e montaggio. Allora Martina, la bestia nera è l'Altino, anche nella passata stagione, insomma per Chieti questo derby è qualcosa di impossibile, di invalicabile, è successo anche in precedenza. Altino, provincia di Chieti, però Chieti perde sempre con l'Altino. Ma anche perché avete un eccellente presidente, Bava, che sa veramente mettere su le squadre come Dio comanda, non è la prima volta che fa così, senza nulla togliere al Chieti, che chiaramente quest'anno ha dovuto ridimensionare i suoi progetti. Sì, effettivamente il presidente quest'anno ha confermato diciamo le sue scelte e ha aggiunto le nuove ragazze e ovviamente diciamo ci siamo amalgamate molto bene durante questo difficile inizio anno, che è stato veramente difficile, però cioè anche le ragazze che non sempre sono in prima linea, come avete potuto notare dalle ultime 3-4 partite, sono essenziali e fanno anche loro la differenza in questa squadra dove tutte siamo indispensabili.
Sì, hai detto una cosa giusta, siete indispensabili, hai detto anche correttamente prima, all'inizio, che non è stata forse la migliore partita dell'Altino. Io ho visto giocare anche meglio dal punto di vista della qualità. Avete avuto anche qualche momento di incertezza così contro un Chieti che si è espresso così a fasi altalenanti. Sentivate un po' anche l'emozione del derby, perché insomma sì, questo trapelava un po' tra le righe, considerando anche le assenze pesantissime che avevate di giocatrici molto esperte. Sì, infatti, diciamo, considerando le assenze, che ormai era qualche partita che avevamo, considerando anche diciamo, che era l'ultima partita della regular season, che comunque ci garantiva un bel posto nella classifica, certo, diciamo, della prima fase, è stata una partita, considerando inoltre che era un derby, e quindi diciamo un mix di cose che non siamo riuscite ad esprimere la nostra migliore pallavolo, ma diciamo, le squadre forti si vedono anche se giocando non al 100% riescono comunque a vincere e a portare a casa 3 punti, che è una cosa importantissima. Primo set equilibrato fino all'8-9, nel secondo c'è stato più equilibrio, avete anche rischiato qualcosina sul 20-22, e poi stessa situazione ancora più accentuata nella terza frazione, dove addirittura la squadra tetina era parzialmente in vantaggio per 9-5, mentre vediamo tanti primi piani tuoi, non so se ci hai fatto caso, un 9-5, e poi, ecco, come hai detto tu, la squadra forte si vede in certi momenti di difficoltà, con un parziale di 4-0 avete rimontato, avete agganciato la squadra neroverde per poi superarla con 17-14, poi vi siete fatte raggiungere di nuovo a più riprese fino al 22 pari, e poi insomma il rush finale con la bravissima Longobardi, va detto, che mette in difficoltà qualsiasi avversario col suo mancino, perché tutti i mancini sono sicuramente avvantaggiati da questa peculiarità. Sei d'accordo pure con me, che Marica è veramente brava? Sì, sì, assolutamente. Marica è uno dei nostri punti forti, è bravissima, anche diciamo il suo diciamo, gioco mancino è comunque difficile da contrastare, perché comunque non è diciamo molto, non è conosciuto, diciamo, nel senso non si vede sempre, ecco, e quindi lei ha anche un braccio abbastanza pesante, e quindi lei è molto brava, sì, tra l'altro schiaccia in battuta, in tutte i fondamentali, diciamo. Esatto, e poi schiaccia da qualsiasi posizione. Ha realizzato la bellezza anche di 3 muri punto, niente male, sì, 40% sì, offensivo, anche un ace per 20 punti complessivi. La tua compagna di squadra Marica Longobardi, Beatrice, ha 7 punti con 2 ace e 3 muri, niente male. Elisa Graziani, ancora una prestazione di rilievo, con 14 punti, giovanissima Elisa, con un ace e anche un muro vincente anche per te. Con 6 punti complessivi, un punto per l'altra centrale Asia Zingoni, e 2 fast compresi nel prezzo, come si dice. Ti piace giocare la fast con entrambe, sia con Francesca Saveriano, naturalmente assente, ma che rientrerà nella fase finale, e anche con la bravissima Celeste Di Diego, che ha molta fantasia e intelligenza. Sì, sì, due manine sì, d'oro, anche lei. Sì, sì, Celeste per la sua giovane età è veramente ha un ottimo livello di gioco, e veramente si gioca benissimo, è molto, molto sveglia, per un palleggiatore molto scaltra, molto brava, ecco. Tra l'altro ha fatto anche 4 punti con un ace, bravissima Alessia Mastrilli, ma non lo devo dire io, con 82-59 addirittura perfetta, quindi niente da dire. 8 muri vincenti voi, 9 Chieti, insomma anche Chieti se l'è cavata a livello di muro, 60-36 in ricezione voi, 49-26 la squadra teatina, che ha avuto con Teresa Ferrara 67-17 con percentuali, 10 punti per la ex Alessandra Di Paolo con 2 punti con ace e un muro vincente.
sufficiente, un punto anche per la Marchi con un ace, 11 punti per la Gogna di cui abbiamo parlato prima con un ace e 4 muri vincenti, 2 punti per la Malovic, un punto a testa per la Comotti che praticamente non ha mai giocato, quasi per niente, e Micheletti con un ace, 10 punti per Tellaroli con un ace e un muro vincente su 2 punti per Lavina Diodato che ha fatto anche un ace. Queste sono le cifre. Stiamo ancora vedendo qualche immagine così, siamo purtroppo anche questa sera di corsa. Andiamo, però l'ultima domanda te la voglio fare. Papa si aspetta tantissimo da voi, io mi aspetto di più di Papa, quindi vedete un po', perché secondo me arriverete talmente lontano che sento un profumo particolare. Scaramantico, Papa starà toccando ferro in questo momento, però io gliel'ho detto anche in faccia, inutile fare lo scaramantico perché le potenzialità ci sono tutte. Che ne pensi? Sì, allora noi adesso abbiamo un mese di stop in cui in questo mese dobbiamo assolutamente recuperare diciamo le infortunate. Lestini lo sappiamo, non ha giocato perché era un recupero che passaggio dal terreno, non poteva giocare, però ci sarà. Saveriano e Costantini ci saranno nei playoff. Assolutamente contiamo di essere tutte al top della nostra forma per il 15 di maggio e veramente per iniziare questi playoff nel migliore dei modi. Spero e confido nel fatto che possiamo arrivare molto lontano. E sicuramente sarà dura perché i playoff sono un altro campionato, completamente diverso. E quindi ci aspetta veramente una ogni partita sarà una guerra e speriamo di mettercela, ce la metteremo tutta sicuramente e speriamo di... E ci sarà, te lo dico io e chiudiamo con te, una super Martina Spicocchi, promesso a Papa, assolutamente, giusto? Assolutamente sì. Va bene, ci tiene tantissimo il presidente. Noi chiudiamo, intanto passiamo alla serie C perché le altre di B non si sono giocate, ricordando che sabato 17 aprile la Connetti.it Chieti andrà sul campo del Trevi, giocherà alle ore 18. In C si è giocato, in C maschile abbiamo un servizio, c'è Teas Montesilvano Teramo, dove tra l'altro ringrazio Attilio Natale che ha fatto le interviste ai due allenatori e Carlo e Fabio Di Blasio per la parte tecnica. Questo è il quadro dei risultati della C maschile per quanto riguarda la settima giornata, c'è Teas Montesilvano appunto contro Teramo 3-0, avremo fra un po' il servizio. Avezzano si è Cortona 2-3, ma ha giocato anche tra sabato e domenica due volte. L'Avezzano ha perso anche con il Campobasso per 0-3. Torrione L'Aquila, Teate Chieti 2-3, ha riposato il Termoli perché in effetti il Campobasso ha riposato, si fa per dire, perché ha giocato questo recupero con l'Avezzano. La classifica vede al comando il Campobasso con 18 punti, c'è Teas Montesilvano 12, Teate e Sie Cortona 8 punti, Torrione 4, Termoli e Teramo 3. Avezzano un punto, si è giocato nel C femminile soltanto nel girone A per questa settima giornata, tutte e 3-3-0 sono finite le gare tra Pratola Torricella, Cetias Montesilvano e Montorio, Nereto Giulianova, gara tra l'altro anticipata. Riposato il Cussaquila, Cetias Montesilvano 18 punti, Nereto e Pratola 12, Giulianova 8, Cussaquila 6, Torricella e Montorio 2 punti. Per quanto riguarda la C femminile girone B non si è giocata nessuna partita, erano in programma Campobasso, Junior Ortona, Penne d'Annunziana e Locovolle Cepagatti, riposava il Connetti.it Chieti. Adesso ci vediamo il servizio realizzato da Attilio Natale, 3-0 del Cetias Montesilvano sul Teramo e chiudiamo questa puntata. Via. Intervistiamo l'allenatore della Fortitudo Volley Teramo, il signor Pulsoni Paolo, allenatore in campo, anche giocatore. La partita è appena terminata con il risultato di 3-0 per la Cetias Volley Montesilvano. Cosa si aspettava e cosa gli ha detto questa partita? Beh, noi sapevamo di venire qui e che era un campo difficile. Noi, il nostro primo pensiero è divertirci, noi in campo dobbiamo divertirci, penso nel secondo e terzo set siamo riusciti ad esprimere divertimento, poi il gioco è un'altra cosa, noi purtroppo non ci alleniamo una volta alla settimana e quindi rimane un po' difficile trovare il gioco, però l'importante è divertirsi, pensare che questo periodo finisca presto e l'anno prossimo sarà un nuovo anno, una nuova stagione e si vedrà cosa succederà. Siamo qui ad intervistare Enzo Di Giacomo, il mister in seconda della Cetias Volley Montesilvano. Continua la corsa della Cetias, è stato importante vincere ma soprattutto è stato importante non perdere un set.
per avere la possibilità di riprendere la capolista a Campobasso. Certamente sì, siamo contenti della vittoria, sicuramente potevamo esprimere un gioco migliore, a tratti c'è stato, nel primo set abbiamo fatto bene, negli altri due non bene, però va bene, una squadra molto giovane, quindi questo purtroppo capita, quando abbiamo a che fare con i ragazzi, i giovani, non sempre riescono a essere concentrati per tutta la partita, però continuiamo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di vincere questo campionato e cercare di arrivarci con una forma sempre migliore. Purtroppo il periodo in cui siamo adesso, con gli allenamenti abbiamo iniziato a fermarci, anche questo purtroppo è pesato, però va bene, andiamo avanti e continuiamo sulla nostra strada. È proprio tutto, grazie, io ringrazio ancora Martina Spicocchi che è in collegamento, ti ringrazio Martina, ho già ringraziato e salutato Alessandra Di Virgilio, Stefano Trillini, altri ospiti di questa nona puntata, per la decima ci sentiremo mercoledì prossimo 21 aprile, ringrazio in regia Karim e Maurizio Daguì, a tutti, buonasera. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.